Caro Padre Franco, caro fratello Vescovo, sappiamo quanto sia stata per te un'inaspettata sorpresa la chiamata all'Episcopato che hai accettato per amore e obbedienza. Tra poco, durante la prostrazione, si canteranno le litanie dei Santi. Fra di loro non mancherà l'invocazione a San Pio da Pietralcina, che fece della sua vita, anche in circostanze dolorose, un inno all'obbedienza, poiché nei suoi disegni la provvidenza ha voluto che tu diventassi vescovo in quella terra del Gargano, quel monte dove nessuno sale invano, dove Padre Pio, a 50 anni esatti dal suo ritorno al Padre, ancora oggi parla agli uomini della chiamata universale alla santità che egli visse in modo eroico. Di lui abbiamo un'immagine spesso legata alla geografia, alle stimmate, ai miracoli, che pure furono il sigillo della sua esistenza terrena e che attrassero e tuttora attraggono milioni di uomini e donne. Ma il più grande miracolo a San Giovanni Rotondo, Padre Pio, lo compie ancora tutti i giorni. È la casa sollievo della sofferenza, l'ospedale da lui voluto come tempio di preghiera e di scienza, che continua ad erogare a tutti l'umanità dell'accoglienza, l'eccellenza delle cure e dell'assistenza sanitaria. Lo compie il miracolo Padre Pio attraverso i gruppi di preghiera sparsi in tutto il mondo, che sono il frutto del ministero sacerdotale di Padre Pio e che egli volle aderendo a un desiderio di Papa Pio XII, il quale, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, chiese di pregare per la pace, per l'unità e la salvezza del mondo. Carissimo Padre Franco, prego il Signore Gesù affinché tu possa essere non solo immagine viva del buon pastore, ma anche buon samaritano che si china sulle ferite dell'umanità, versandovi l'olio della consolazione e il vino della speranza, gli elementi che evocano a un tempo gli ulivi di cui sarai circondato nella terra che ti è stata affidata e le bellissime vigne delle colline da cui sei partito. Fedele al motto del tuo episcopato, servire pauperibus et ecclesie, ispirandoti alle parole che costituiscono il testamento spirituale del tuo fondatore, San Girolamo Emiliani, sintetizzato in un'unica significativa frase: seguite la via del crocifisso, disprezzando il mondo, amatevi gli uni gli altri, servite i poveri. Vorrei, in conclusione, ricordare ancora un'espressione di Padre Pio che compendia un po' tutta la sua spiritualità e che ti affido come viatico per il tuo ministero. La santità è amare il prossimo come noi stessi e per amore di Dio. La santità è amare anche chi ci maledice e ci perseguita, anzi, persino fargli del bene. Poniamo i nostri cuori in Dio. Egli è la nostra pace, la nostra consolazione e la nostra gloria. Buon cammino, Vescovo Franco. La Vergine Maria, Madre della Chiesa, Regina degli Apostoli e Vergine delle Grazie, accompagni te e ci accompagni tutti. Amen.